Ciao a tutte, buonasera. Sono Arianna Censi. Registriamo questo video nel pomeriggio da casa mia, come vedete, perché dovevo essere al vostro incontro, al vostro dibattito su donne e politica in Lombardia, dibattito che doveva vedere la partecipazione mia e della consigliera Capotosti. La consigliera Capotosti non verrà perché credo correttamente l'associazione ha deciso, dopo averle chiesto spiegazioni rispetto al suo sostegno a formazioni di chiara matrice fascista, di prendere le distanze da queste formazioni. Questo non è avvenuto e io credo che abbiano coraggiosamente deciso di mantenere un rapporto che rispetta i dettami della nostra Costituzione. Io sarei venuta, ma l'influenza ha ristabilito. L'influenza ha ristabilito la par condicio, diciamo. Ho la febbre da 2 giorni e ho deciso, più che altro il medico ha deciso che questa sera era meglio che stessi a casa, come adesso. Questa orrenda ripresa è fatta a casa mia con la luce che entra da dietro e tutto. Vi ringrazio però di avermi invitato, è un'occasione che avete comunque di discutere del tema che ci è caro, che è quello della partecipazione delle donne ai luoghi della decisione politica e anche del governo, dell'economia, delle aziende, della decisione pubblica. Mi dispiace non esserci, mi dispiace anche di questa polemica che però francamente, se mi permettete, vorrei spezzare una lancia a favore delle associazioni e dell'associazione che ha preso una decisione conforme al dettato costituzionale. È giusta la trasversalità, io mi confronto con qualsiasi persona, soprattutto con le donne di qualsiasi provenienza politica, ma ci sono dei limiti che sono imposti dalla nostra Costituzione e anche, se mi permettete, dall'etica personale di ciascuno. Quindi, al di là delle polemiche, ritengo che abbiate fatto una scelta coraggiosa e che può anche essere simbolicamente importante. Voglio dire una cosa molto chiara: il rapporto trasversale è una ricchezza della politica. Le donne devono discutere tra di loro, confrontarsi al di là dei partiti cui appartengono e nel rispetto del valore di ciascuna individualmente, anche quindi della consigliera Capotosti personalmente. Ma le posizioni politiche che assumiamo hanno un valore simbolico e questo valore simbolico deve rispettare i valori contenuti della Costituzione che sono, rappresentano, hanno rappresentato il collante fondamentale della nostra democrazia. Vi auguro di potervi divertire, ma soprattutto mi auguro che ciascuna di voi, oltre a essere convinta direttamente di andare a votare, convinca tutti ad andare a votare. Scegliete chi volete, ma andate a votare e decidiamo un nuovo governo per Regione Lombardia. E spero però che potremo trovare altri momenti, così come abbiamo fatto in passato, di incontrarci. Mi dispiace anche di non vedere lo spettacolo della Faiella, che è un'attrice che mi piace moltissimo e il suo ultimo libro è davvero arguto, cioè riesce a trasformare in maniera semplice e diciamo disponibile a tutti argomenti su cui ci siamo interrogati per anni e che forse abbiamo detto in maniera troppo complicata senza farci capire. Quindi la ringrazio in diretta o in differita, insomma, di questa cosa. Ringrazio anche l'associazione Donne in Quattro, anche per il coraggio di aver ristabilito il rispetto dei dettati costituzionali. Ciao, vabbè, ciao a tutte, grazie, grazie, vado dal mio occhi.